Ecco Gabriele, io direi partiamo proprio da un commento della situazione, di quello che si sta verificando in Cina, nell'attesa naturalmente di capire se ci sarà poi un allentamento delle misure proprio anti-Covid prese dal governo, misure così restrittive che hanno indotto la popolazione in diverse città a manifestare, cosa piuttosto singolare, naturalmente a manifestare soprattutto ecco, contro Xi Jinping che appena un mese fa sembrava intoccabile con il rinnovo del suo terzo mandato. Abbiamo detto, ecco, un riflesso in realtà di ampia portata, quello dell'economia cinese su tutto il resto del movimento economico-finanziario, globale. Ecco, ci vuoi spiegare innanzitutto perché è così importante quello che sta accadendo in Cina? Sicuramente la Cina, diciamo, è il motore produttivo manifatturiero del mondo da una quindicina d'anni, quindi è un elemento fondamentale dell'economia globale. Pensiamo anche semplicemente allo smartphone di Apple, che è prodotto sostanzialmente quasi integralmente in Cina. Quindi in questa fase, non a caso, Apple stessa ha abbassato un po' le stime di vendita del nuovo iPhone, perché ci sono state in diverse riprese delle problematiche negli stabilimenti che producono gran parte delle componenti dell'iPhone in Cina, derivanti dalla politica zero Covid, e quindi questo è un primo evidente dato dell'importanza del peso dell'economia dell'economia cinese sull'economia globale. E un altro elemento da non sottovalutare è il fatto che proprio per questo la Cina è il principale consumatore di materie prime del mondo, e quindi in questa fase in cui le materie prime si erano incendiate, no? Soprattutto nella prima parte del 2022, il fatto di non aver potuto contare, diciamo, sulla domanda solita della Cina è stato uno dei motivi che ha consentito ai prezzi delle materie prime di tornare un po' su livelli più bassi, e quindi dando un po' di sollievo al livello di inflazione che globalmente ha afflitto un po' tutti i consumatori e quindi le economie. Quindi è uno snodo cruciale l'analisi di quello che accade in Cina. È chiaro che c'è anche una componente geopolitica in tutto quello che accade. Sappiamo, ricordiamo ad agosto la visita della speaker della Camera a Taiwan, che aveva un po' esacerbato gli animi. Quel capitolo è ancora aperto, e quindi il confronto tra Cina e Stati Uniti è sicuramente molto forte. Come sappiamo, negli ultimi anni questi confronti si giocano anche a livello di vari tipi di propaganda, anche localizzati sul posto, e quindi possono poi esacerbare determinati tipi di manifestazioni che possono essere poi scambiate per manifestazioni di popolo. Invece magari sono focalizzate e in qualche modo sostenute più che altro nelle fasi iniziali, soprattutto dall'estero. Quindi questo è un elemento che in questi casi va sempre considerato, per capire quello effettivamente cosa può succedere. Quindi potremmo vedere, diciamo, queste manifestazioni che comunque sono molto limitate e contenute da alcune particolari città che hanno forti tratti di occidentalizzazione, anche per la presenza di grandi e tante aziende occidentali proprio in quelle città, come una terra di fatto di confine tra questi due blocchi, che sempre di più si andranno a confrontare per la leadership globale, quindi la Cina e gli Stati Uniti. Certo, ecco, Gabriele, hai sottolineato proprio anche il risvolto politico, delle manifestazioni che dobbiamo cercare appunto di analizzare. Ho detto, nell'incipit se evidentemente ecco, queste manifestazioni possono provocare una crepa, nel dominio, nel potere assoluto di Xi Jinping. In realtà sembra insomma un panorama ancora ben lontano dal concretizzarsi. Diciamo che la popolazione cinese comunque è stanca, questo sì, delle politiche, così strette.
ecco, anti-Covid messe in atto dal governo centrale di Pechino, perché se noi abbiamo provato, ecco, sulla nostra pelle che cosa significhi un lockdown, anzi più lockdown, loro in realtà ne stanno vivendo appunto molteplici, e le misure sono ancora più restrittive rispetto a quelle che abbiamo sperimentato in prima persona. Quindi soprattutto, ecco, c'è un malcontento, una stanchezza della popolazione che è proprio allo sfinimento, forse più che ecco, una manifestazione di tipo politico. Lo possiamo interpretare così? Sì, sicuramente è chiaro che è esasperante una situazione del genere che dura da anni, però dalle notizie che si leggono, appunto, è molto focalizzato su alcune città e alcuni distretti, quindi non è ovviamente estesa a tutta l'enorme popolazione cinese in termini così duri, ma è piuttosto focalizzata in determinate zone che sono quelle che sono più appunto industrializzate, che hanno maggiore interscambio commerciale con l'Occidente, quindi possono essere utilizzate strumentalmente, come un po' tutto quello che abbiamo visto, no? Dal febbraio di quest'anno c'è stata una militarizzazione, strumentalizzazione di qualunque risorsa, di qualunque attività, quindi dobbiamo anche cambiare il nostro modo di pensare per evitare di essere troppo superficiali e di non cogliere effettivamente le cose che, per quello che sono, no? Nella loro profondità. Quindi tutto è strumentalizzato. Di fatto potremmo anche pensare che per combattere l'inflazione internamente la Cina abbia enfatizzato un po' questi lockdown proprio per limitare i consumi, così come in Occidente con il rialzo dei tassi si vuole in qualche modo indurre un rallentamento economico, addirittura anche accettare una recessione per combattere l'inflazione. Là è stato fatto ovviamente un sistema diverso, politico, economico e sociale differente, probabilmente anche attraverso un'eccessiva applicazione di questi lockdown, che poi alla fine arrivano allo stesso obiettivo, quello di limitare la domanda e i consumi interni per raggiungere lo stesso risultato. Quindi dobbiamo anche metterci nell'ottica di avere una visione diversa da quella nostra, di pensare un po' non come occidentali, ma magari capire, entrare nel sistema ovviamente cinese, che è molto diverso da noi per tantissime cose, e trovare magari degli obiettivi che possono essere addirittura comuni, anche se arrivano da due direzioni totalmente opposte, uno dal lato finanziario e poi economico, per sedare un po' l'inflazione, che è sicuramente un problema, poi produce dei problemi sul tessuto sociale, dall'altro lato anziché agire sui tassi si è agito magari enfatizzando su alcune aree il lockdown e le restrizioni zero. Ecco, no, questa è una visione assolutamente interessante, Gabriele. C'è un uso anche strumentale e strategico del lockdown per limitare i consumi e quindi anche agire in maniera indiretta poi sull'inflazione. Io invece, ecco, ti volevo chiedere, ma secondo te le parole che abbiamo citato della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Cristalina Georgieva, che ricordiamo ha sollecitato appunto una revisione delle politiche adottate da Pechino e aggiunto inoltre che le previsioni, ecco, sul PIL cinese potrebbero essere abbassate proprio a causa del Covid. Ecco, queste dichiarazioni che arrivano dall'esterno possono in un qualche modo modificare le decisioni interne del governo di Pechino, o lì insomma c'è una totale indipendenza rispetto poi alle pressioni che arrivano anche dall'esterno? Ah, sicuramente queste affermazioni confermano quello che dicevamo prima, no? Del grosso impatto della Cina sull'economia globale. Quindi se diciamo la Cina prosegue il proprio cammino con un andamento economico molto limitato, questo ha impatto anche su tutto il ciclo economico globale. Quindi da qui l'appello a dire siate più diciamo flessibili sulle politiche zero Covid per riaprire l'economia, per far ripartire questo è il motore manifatturiero del mondo, perché poi darà dei benefici anche alle economie occidentali. Altrimenti, se continuate così, di fatto avrete dei livelli di crescita molto bassi per lo standard e la media della crescita cinese degli ultimi anni, e questo
contribuirà anche ad avere un rallentamento economico globale, perché grandissima parte, diciamo, delle catene di produzione, come sappiamo, con la globalizzazione sono state spostate in Cina, e quindi un rallentamento, un andamento a scartamento ridotto dell'economia cinese ha poi ovviamente degli effetti anche sull'assemblaggio e magari produzione e impacchettamento finale di un prodotto in Occidente se mancano le componenti fondamentali. Quindi questo è la conferma del fatto che l'economia cinese è sicuramente centrale e decisiva per l'andamento dell'economia reale anche dell'Occidente.